Dunque, oggi video, diciamo un intro, perché poi vi farò vedere le cose più da vicino. Intro un po' ambientata in una location diversa dal solito e anche in una posizione diversa dal solito, semplicemente perché dove mi metto solitamente, o comunque magari anche qui, ma seduta come ho fatto altre volte con il computer, ma c'è un gran macello e non vorrei farvi vedere il macello che c'è qui sopra la mia scrivania, quindi ho deciso di fare questa intro in questa posizione e in questo luogo perché mi devono arrivare degli operai, quindi se mi metto poi in cucina arrivano, già lo so e niente. Comunque, perdonate questo e sarò molto veloce. Oggi voglio fare, credo che io non abbia mai fatto questo tipo di video, un back to school haul. In realtà a me non servono cose per la scuola, però ho comprato essenzialmente cose poche da un sito che vende comunque cose scolastiche e ve le faccio vedere. Ho comprato cose della marca BU semplicemente perché mi sono comparse sui social tra le varie pubblicità, tra i vari consigliati per me, e io ho subito abboccato. E quindi ho comprato qualche cosa che vi faccio vedere, essenzialmente perché stavo cercando la nuova agenda e sì, ho preso un diario scolastico, però è troppo carino e quindi anche se di fatto va da settembre a settembre, non fa niente perché è troppo carino. Quindi, diciamo, stringendo questa intro anche abbastanza scomoda, vi faccio vedere che cosa ho preso. Ah, devo dire che tutto mi è arrivato ben imballato nelle buste quelle con i peluri, i borsi, credo si chiamino, insomma quelle con le palline che scoppiettano. Ah, e in sovraimpressione vi metterò i prezzi di ogni cosa perché ovviamente non me lo ricordo. Allora, ho voluto prendere un astuccio perché? Perché mi serve? Può sembrare strano, ma io in borsa non ho mai una penna, anche se magari mi serve poi magari di portare via matite, penne, gomme a volte per il fatto che faccio la tesi e quindi o comunque mi servono e ce l'ho sempre sparse quando le porto in borsa, ma quando poi mi serve una penna non ce l'ho e quindi ho pensato di tenere comunque delle cose proprio base in questo astuccio da portare sempre dietro e devo dire che è molto molto carino perché ha qui, è molto spazioso per le mie esigenze, è più che sufficiente, quindi ha questa base bella capiente con il simbolo, poi qui ha i cosini elastici, gli inserti elastici per metterci penne, matite e quant'altro, e anche qui per metterci altre cose, una bellissima tasca. Quindi di questo astuccio sono molto contenta, mi piace, non è grandissimo considerando comunque che noi portiamo sempre borse grandi, quindi ci sta. Ovviamente questo si può utilizzare anche per metterci, oltre a penne o cose, anche i trucchi, quindi top. E io ho voluto prendere proprio questa fantasia che mi sembra che è la Boreale, ma comunque poi vi scrivo tutto in sovraimpressione. Quindi ho preso questo. Poi si potevano anche personalizzare gli astucci, così come anche gli zaini, scegliendo dei patch. E io ho scelto questi due che si possono o attaccare con il ferro da stiro o con ago e filo, ma solo ora mi rendo conto che, ok, per la stellina che magari ci può anche stare, ma questo è decisamente grande e qui senz'altro non mi piace, quindi boh, vabbè, ho un unicorno che non so cosa farci. E la stellina però, questa stile Super Mario Bros, è carina, quindi fa anche un effetto tipo cometa, quindi questa penso che ce la metterò con il ferro da stiro. E comunque non ho resistito a queste patch perché ce ne sono tantissime e tutte tutte carine. E poi veniamo all'acquisto più carino, secondo me, l'agenda barra diario.
E io ho preso questa versione che è la versione rose gold. C'erano tante, sinceramente mi piacevano tutte, però questa rose gold, non lo so, mi piaceva tantissimo e la trovo troppo delicata. L'unica cosa che rispetto a un'agenda è comunque più grande di dimensioni e soprattutto di peso. È veramente pesante, quindi portarla in borsa non lo so, non lo so. Andiamo avanti, non ci pensiamo adesso. Come vi dicevo, ovviamente va da settembre a settembre, e però all'interno è carino perché ha la taschina qui e la è plasticata. Quindi nel tempo, essendo tutta plastificata così, non si rovina. Ma volendo si può comunque togliere, quindi questo lo trovo comodo e adatto a ogni gusto. Ovviamente, andando avanti, troviamo il calendario 2021, gli orari scolastici che senz'altro a me non serve. Qui pagina dove segnare very important pages, quindi segnare cose magari importanti. La cosa carina è che ogni mese ci sono comunque una serie di disegni che intermezzano i giorni e io che amo comunque l'arte, i disegni, queste cose qua, la trovo un'idea che mi è piaciuta e ci sono anche ogni tanto nei mesi le cose, le taschine queste trasparenti per mettere cose. C'è una taschina piena anche di adesivi. Ora cerchiamo di aprirli perché sì, può sembrare semplice, ma ok, servono le forbici. Vado a prendere le forbici. Ecco qua, recuperate le forbici. Senz'altro devo dire che per come confezionano le cose non gli si può dire nulla, è tutto super super protetto e sigillato, anche troppo. Tanto farò dei danni perché la sto tagliando non so per quale verso comunque. Allora, vediamo che adesivi ci sono. Bah, così a prima vista non è che siano adesivi molto molto stimolanti, si è tutto appiccicato, probabilmente è il caldo del Corriere. Allora, beh, la carta igienica non so per quale occasione potrò utilizzare questi adesivi, insomma, non è che siano proprio fantastici. Qualcosa di carino c'è, tipo i cuoricini, questi qui simbolini, questi di Instagram, la frutta, cioè qualcosa di carino c'è. Ma in generale, insomma, ho visto di meglio. Andando avanti, dentro ogni pagina è fatta così, con questo stile un po' diamantato, secondo me. Utile è il nastrino per segnare il giorno, anziché metterci, utilizzavo delle pinzette. E niente, è così. Ogni mese ci sono taschine trasparenti, disegni. Quindi la trovo carina e in fondo ci sono ovviamente questi vuoti delle materie, ok. Qui ci sono pagine vuote per prendere appunti e questo a volte mi serve per segnarmi le idee per i video e finisce il 31 agosto 2021. Bene. E qui ci sono tutta questa serie di cartoncini che si possono staccare. Magari magari se bisogna segnarsi qualcosa al volo di importante, e sono proprio piccolini, cioè sono di questa dimensione qua, così. Ok, questi sono i miei acquisti back to school e mi piacciono tanto. Tornata in questa posizione scomoda, vi saluto e vi ricordo di seguirmi sui social e sotto trovate tutti i link, soprattutto Instagram, e di iscrivervi al mio canale. Quindi grazie e ciao!